È stato arrestato e posto ai domiciliari il giovane fermato nel tardo pomeriggio di ieri a Pescara, nel quartiere San Donato, dagli agenti della mobile. Si tratta di Fabio Quintiliani, 33 anni. Deve rispondere di porto e detenzione abusiva di arma da fuoco, una beretta calibro 22 risultata rubata a Civitanova Marche nel 2009 e compatibile con il bossolo rinvenuto dai poliziotti. Il 33enne è stato anche indagato a piede libero per ricettazione e minaccia aggravata. Secondo gli inquirenti, il giovane, che era insieme al padre nella loro azienda in via Colle Renazzo, ha cominciato a discutere con un albanese, suo ex dipendente, che vantava un credito di alcune centinaia di euro. Quintiliani all'improvviso ha esploso un colpo ad altezza Duomo con l'intenzione di intimorire l'albanese e non di ferirlo. Poi è fuggito ma è stato intercettato dalla polizia. Sottoposto allo stub, Quintiliani ha poi confessato l'accaduto. La pistola era nascosta in casa di un parente in via Rubicone, ignaro dell'accaduto.